La partita poteva andare diversamente se quella tua conclusione fosse stata un po' più fortunata all'inizio, però poi il Pescara non è che abbia creato tanto? No, onestamente no, non abbiamo creato tantissimo, abbiamo avuto qualche tiro da fuori con Giorgio, con Merola, però niente di che. Certo, c'è stata un pochettino sulla mia conclusione, un pochettino di sfortuna, perché prende il palo interno e viene fuori, allora prende il palo interno e va dentro, un periodo un po' così, dai. Però forse la cosa che è piaciuta poco è come il Pescara, una volta subito questo gol, dicevi bene tu, lo dicevamo in sede di commento, ha creato solo con conclusioni da lontano, non è riuscita ad arrivare. Sì, abbiamo faticato a trovare questa palla, diciamo, filtrante verso l'area di rigore per poi diciamo, finalizzare con le prime punte, con gli attaccanti. È evidente che abbiamo fatto un po' di fatica. È giusto dire mini crisi del Pescara, 3 sconfitte consecutive e 4 punti nelle ultime 6? Sicuramente non è un bel periodo, assolutamente sì, però ovviamente delle cose positive ci sono state, cerchiamo sempre di migliorarci giorno dopo giorno e cercare di uscire da questo tunnel purtroppo buio per adesso. Nonostante sei giovanissimo, perché hai 26 anni, no? 27, sei uno dei più esperti del gruppo, quindi chi meglio di te può dirci cosa sta succedendo? Niente, dai... Purtroppo è un periodo un po' particolare, purtroppo durante il campionato capita, ora dobbiamo essere un attimino pronti, lucidi e un attimino più violentarci mentalmente, soprattutto per capire dove sta il problema e magari uscirne il prima possibile, già da giovedì in Coppa Italia. Soprattutto quando le squadre avversarie, lo ha fatto la Recanatese la settimana scorsa, lo ha fatto anche a modo suo la Carrarese oggi, chiudono gli spazi, non vi permettono di andare e poi Pescara fa fatica ad avere il classico piano B. Sì, in teoria facciamo un po' di fatica, però dobbiamo essere bravi a stanarli per poi trovare lo spazio dietro le loro spalle e ad oggi non ci stiamo riuscendo. Non so Massimo se è una domanda per Salvatore Aloi che poi ci deve salutare. No, volevo solo chiedere se c'è sempre il problema della mancanza di ritmo a cui alludeva il mister ieri in conferenza stampa. Contro squadre chiuse bisognerebbe muovere più velocemente il pallone, è questo il problema secondo Aloi? Dice Massimo Profeta, se anche riferimento a quanto diceva Zeman ieri, il problema è proprio la mancanza di ritmo, va mosso più velocemente il pallone. Sì, può essere una delle componenti può essere. Adesso mo ci appigliamo a tutto, dai, quando si perde si sa come, si vanno a trovare magari peli che non si sono visti mai, purtroppo mo ci va tutto storto e quindi ci appigliamo a tutto, però è una considerazione questa.